Le attività di educazione civica, che sono progettualità trasversali, interdisciplinari e cooperative per la formazione della cittadinanza e della cittadinanza digitale, pongono nuovi problemi in merito alla valutazione. La valutazione delle attività di educazione civica è formativa e per competenze, che quindi devono essere previste già nella progettazione, osservate con strumenti comuni e valutate in modo collegiale, escludendo qualsiasi forma di valutazione disciplinare e sommativa. Il percorso è quindi progettazione per competenze ed obiettivi, osservazione, valutazione formativa ed autovalutazione, revisione dei percorsi e documentazione, perché la scuola fa, non fa finta di fare, ricerca e deve quindi rendere pubblici i propri risultati. La nuova norma sulla valutazione nella scuola primaria reintroduce utilmente al posto dei voti modalità e giudizi motivati in relazione al percorso. Intendiamo quindi chiarire le problematiche connesse alla valutazione formativa e collegiale, anche alla luce delle norme sulla scuola primaria, approfondirle in relazione all'attività di educazione alla cittadinanza e di educazione alla cittadinanza digitale, che non sono legate a un periodo, trimestre o quadrimestre, ma che possono essere svolte anche tutte insieme. Infine, offrire e motivare metodi e strumenti di osservazione, valutazione, documentazione dell'educazione civica attraverso buone pratiche già sperimentate.